Questo programma è offerto da Ancora fiamme sulla provincia di Palermo, vigili del fuoco e polizia in azione. Ieri un incendio si è sviluppato nell'autocarrozzeria Mangano e Morici di Villa Abate, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno distrutto 7 autovetture, alcune in fase di riparazione, altre in attesa di essere demolite. Secondo i militari, l'incendio sarebbe di origine dolosa. Intanto, nella zona tra Bagheria e Ficarazzi, sono divampati 3 vasti incendi. Il primo, a Bagheria, ha visto coinvolta una discarica abusiva in via Sant'Isidoro. Le fiamme sono state domate dopo 4 ore di intervento. Tantissime le chiamate dei residenti che segnalavano la presenza delle fiamme che rischiavano di arrivare fino alle abitazioni. Gli altri 2 incendi sono divampati nella zona di Ficarazzi, presso la statale 113. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o cose. Quando alla vita di un uomo è appeso un filo, bisogna sempre cercare di intervenire il prima possibile e quando questo non accade, si arriva troppo tardi per salvare una vita umana. Questa è l'amara storia di Vincenzo Gandolfo, pensionato di 81 anni, vittima di un'assurda morte. Gandolfo, mentre era alla guida della sua Fiat Panda, è precipitato in un burrone in località San Ciro, nelle campagne che circondano la zona tra Bisacquino e Campo Fiorito. L'uomo, nonostante il violento impatto e le gravi ferite riportate, è riuscito ad avvisare i soccorsi, soccorsi che però arrivano quando ormai è troppo tardi. A seguito di indicazioni date in maniera poco chiara dallo stesso Gandolfo, le forze dell'ordine, il 118, hanno ritrovato l'uomo dopo 4 ore dalla richiesta d'aiuto, ormai privo di vita. Finalmente risolto il mistero dell'auto, una Fiat 600 rubata a Palermo lo scorso 30 giugno. Esso era stato condotto da 2 giovani ladri, Gennaro Vincenzo, classe 1995, e Canarozzo Claudio, del 1993, presi la scorsa notte alle porte di Cefalù. La vicenda ha comunque del paradossale. Partiamo dalle fasi dell'arresto. Erano circa le 3 della notte, quando, in via Cirincione, a Cefalù, i carabinieri intimano l'alt ai 2 giovani a bordo dell'auto sopracitata. I 2 malviventi tirano dritto e non si fermano. Sentendosi braccati, allora decidono di scendere dall'auto e correndo lungo le vie del centro storico decidono di scassinare un'altra auto per darsi alla fuga. Fortunatamente però le forze dell'ordine riescono a catturare 2 giovani già noti alle cronache giudiziarie. Ecco che giungiamo al paradossale. Benché i 2 giovani fossero recidivi ai reati e freschi d'accusa di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, nonché di resistenza a pubblico ufficiale, dopo il processo per direttissima e la condanna ricevuta dal Tribunale di Termini Venezia, i 2, come per magia, vengono rimessi in libertà, con il solo obbligo di firma. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Ieri mattina sono state inaugurate alla presenza del sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, del comandante della Polizia Municipale Costantino Di Salvo e di una rappresentanza di agenti ausiliari della Polizia Municipale le tre nuove autovetture Hyundai i10 che sono state benedette in un clima sobrio da Fratindaro Faranda della parrocchia di Sant'Antonio. Le auto sono state acquistate dai proventi delle multe del 2013. Le nuove auto si vanno ad aggiungere alle due auto Fiat Panda e all'auto ufficio mobile, andando a facilitare gli interventi giornalieri degli uomini del comando a tutto vantaggio dei cittadini. Le auto non sono full optional e sono alimentate sia a GPL che a benzina, in un'ottica di risparmio per l'ente. Nei prossimi giorni incontrerò in un'apposita riunione l'intero comando della Polizia Municipale, dice il sindaco Cinque. Lo scopo è quello di cercare di ottimizzare i servizi al cittadino da parte dei vigili urbani. Tra i primi atti che intendiamo compiere è quello di trasferire il comando quanto prima per evitare di spendere 120.000 euro l'anno per l'affitto dei locali di via Falcone Morvillo dove attualmente si trova la Polizia Municipale. Torna a Palermo venerdì 4 e sabato 5 luglio l'atteso Tour de Force, giunto alla sua ottava edizione, con una tappa al Piazzale dei Matrimoni alle ore 19 nel Parco della Favorita. L'evento offrirà la possibilità di ascoltare, ballare e divertirsi gratuitamente con l'esibizione di alcune delle realtà musicali più accattivanti del momento. Si parte venerdì 4 luglio con le band dei The Smulger Brothers, i Half Chicken e i Hush. Terminate le loro esibizioni si continua a ballare infine grazie alla musica del DJ Abnormal. Sabato 5 luglio si partirà con l'esibizione dei We Happes, del chitarrista Eman e i Cuzzo. L'evento prevederà un'area ristoro e si potranno acquistare gadget divertenti e si potrà gustare un bel bicchiere di birra Forst. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutti i mercoledì e le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. In diretta da Canale 8 Palermo, ma della buona musica partenopea, ideato dalla Match Music di Graziano Silvestri. Con il programma Napoli è in compagnia della vostra amica Virginia. Buonasera. È tutto un programma, perché tu sei un traguardo, in coppa cima la montagna, e io con te la giasa, a chi campa da manata non passa mai, con la tutta, mamma mia. Solo tu, la tu sabato, io sin da casa, da chiamato, non bene stasera. Bene, voglio subito ricordare il programma Napoli è, appunto, che va in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 21 in poi. Ci sì. Canteremo Quando t'annamuro. Quando t'annamuro. Eh? Prima, okay, pronto! Con mille dediche che stanno a fare, lettere e caracciarate,
avevo sentito te canzone mie. Una bellissima trasmissione. Il microfono. E saluto la signora Anna con tutto il cuore. Allora, in tua compagnia io mando un grande abbraccio per la famiglia Tantillo, quindi il comitato del Borgo Vecchio. Senz'altro, ciao, ciao. Ricordo il programma Napoli E che va rigorosamente in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 20, 21 in poi, appunto da canale 8. Qui abbiamo la pubblicità, l'onorata società e noi siamo sempre qua. Manda caro! Un paese che necessita di cambiamenti e per cambiare ci vuole coraggio. Già da ieri l'amministrazione comunale di Villabate ha iniziato una serie di interventi sulla rete fognaria ormai al collasso. Via Veneto, Via Procida, Corso Vittorio Emanuele e Via Tenente Ferrito. Entro domani saranno oggetto di manutenzione. L'intervento sulle fognature del comune è particolarmente significativo poiché produrrà un sensibile miglioramento sia alla qualità ambientale che per l'erogazione dell'acqua. Essendo competenza dell'ex APS, il comune si rivarrà sul lato. La situazione tornerà alla normalità quanto prima, lo ha detto il vice sindaco Francesco Giglio, che si è scusato per il disservizio idrico a nome dell'amministrazione comunale anche sulla sua pagina Facebook. L'associazione Clean World IGRE Palermo e la costituente associazione Pro Infanzia Margherita Visconti hanno invitato la cittadinanza a partecipare alla quarta edizione dell'iniziativa di riqualificazione urbana del comprensorio di Aspra. Nello specifico si procederà alla pulizia di aiuole e marciapiedi e alla potatura degli alberi dell'area pedonale di Via Fiume d'Italia, che costeggia le spiagge della frazione. Per questo le associazioni provvederanno al reperimento delle attrezzature necessarie. L'intento è quello di ridare al paese decoro e vivibilità, soprattutto visto l'inoltrarsi della stagione turistica. L'appuntamento è fissato per domenica 6 luglio a partire dalle ore 9 di fronte al distributore di carburante all'altezza dell'ex colonia Cirincione. Questo programma è stato offerto da a tutti gli amanti del caldo e del sole che seguono ilmeteo.it, il sito numero uno in Italia. Previsioni per venerdì 4 luglio. L'alta pressione africana Titano sempre più invadente sull'Italia e quindi sempre più caldo ovunque, con sole dominante su buona parte della penisola. Ecco il dettaglio. Al nord il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso al nord-est. Molte nubi interesseranno invece l'ovest Piemonte, con temporali diffusi fin verso le zone alpine nord-occidentali della Lombardia e localmente anche il milanese. Nubi anche in Liguria, ma qui saranno più innocue. Al centro il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio. Molte nubi invece interesseranno la Sardegna e la Toscana, ma senza arrecare alcun tipo di precipitazione. Clima comunque che resterà molto molto caldo. Raggiungiamo infine le regioni meridionali, dove il sole dominerà tutto il cielo per tutta la giornata e con un clima che sarà decisamente caldo. I venti soffiano tutti debolmente dai quadranti meridionali sul Tirreno, variabili sull'Adriatico. Vediamo le temperature. Minime in deciso aumento su tutte le regioni, con valori che saranno compresi tra 16 e 25 gradi. Di giorno ci attendiamo 22-31 gradi al nord, fino ai 34-35 gradi del centro, come a Firenze e a Roma, e 32-37 gradi al sud. Carissimi, la previsione termina qui. Ancora più caldo al sud e al centro. L'alta pressione africana Titano farà bollire il sud. Ma che temperature si raggiungeranno? La risposta ce l'avrete solo su ilmeteo.it. Arrivederci.
buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 4 luglio, si ricorda Santa Elisabetta Regina. Il nome Elisabetta dal greco Elisabeth è l'adattamento del nome ebraico Eisheva. Il significato più probabile è il Signore a giuramento. Dice il proverbio, se vuoi vivere bene, prendi il mondo come viene. Sono nati oggi Giuseppe Garibaldi, Gina Lollobrigida, Enrico Bertolino. Il 4 luglio 1776 i delegati di tutte le colonie d'America approvano a Filadelfia il testo della Dichiarazione di Indipendenza. Nascono così gli Stati Uniti d'America. In questo giorno del 1957 viene presentata al pubblico la nuova 500 Fiat. La celebre utilitaria della casa torinese verrà prodotta fino al 1975. Infine, il 4 luglio 2012, il CERN annuncia la scoperta del bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio che spiega la formazione della materia dopo il Big Bang. François René de Chateaubriand ha detto: «La vera felicità costa poco, se è cara, non è di buona qualità». Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Venerdì 4 luglio, Ariete. Oggi che la luna è in bilancia, giocate in un ambiente ostile e avete diversi avversari da fronteggiare. Partner, familiari e capufficio. La famiglia pretende molto, ma in cambio offre tanto. Rassegnatevi a rispettare le sue regole. Toro, un venerdì privo di grandi novità, increspato da una lieve ansia in merito ad alcuni investimenti o forse a un rimborso che tarda ad arrivare. È il momento giusto per prendere decisioni importanti riguardo a situazioni lavorative stagnanti. Gemelli, ecco finalmente la luna in bilancia, perfetta per tirarvi su di morale. In un clima sereno e frizzante ritrovate intatto il vostro equilibrio, ideale per una visita in una città d'arte, per uno spettacolo all'aperto, per una festa decisamente in. Cancro, gli errori di giudizio, le impennate di orgoglio che vi creano tensioni in casa dipendono in gran parte dall'opposizione Sole-Plutone. Passerà. Un indefinibile nervosismo, un senso di insoddisfazione che davvero non avrebbe motivo di essere. Leone, per qualunque problema di lavoro, per fare pace con un amico, per fare colpo su una persona di riguardo, oggi potete rivolgervi alla luna in bilancia. Con cortesia e diplomazia otterrete i risarcimenti dovuti e riceverete consensi dal vostro ambiente. Vergine, cercate di tenervi ancorati alla realtà, di avere un approccio pratico e concreto con tutte le situazioni, come del resto vi viene naturale. Ridimensionate i progetti vaghi e incerti che danno poche garanzie, questo è l'atteggiamento vincente. Bilancia, difficoltà e incomprensioni tra le mura domestiche, rinunciate ad assumere atteggiamenti bellicosi a favore dell'armonia familiare e tutto si aggiusterà. La luna nel segno fa il possibile per fornirvi il necessario distacco, seguite i suoi consigli. Scorpione, giornata ni, di fatto non c'è niente che non vada, ma vi smarrite sognando a ciò che non potete procedere guardandovi le spalle, meglio prevenire. Sagittario, la pace dopo un conflitto familiare o di coppia è garantita dal passaggio della luna in bilancia, fautrice di tolleranza, tatto e diplomazia. Da oggi potete provare a riconciliarvi con il mondo, dopo giorni di accese controversie si intravede la luce. Capricorno, tempi duri per l'immagine sociale. Oggi che il sole si scaglia contro Plutone, in una questione delicata l'aggressività vi rema contro. Per risolvere qualsiasi problema, non fate affidamento sulla vostra buona stella, quanto sulle vostre risorse nascoste. Acquario, cortese come sempre, la luna in bilancia vi aiuta a fare pace con il partner dopo un bisticcio. Una ventata di leggerezza, buon umore e allegria. Sostegno nelle questioni burocratiche e legali, acquisti sfiziosi nell'abbigliamento, multe scampate. Pesci, se siete single, non cercate l'amore in territori proibiti. Anche se il fattore trasgressione rende eccitante la conquista, non complicatevi la vita. Riflettere sugli avvenimenti passati e rivedere un investimento un po' azzardato è il compito della giornata.